Grande successo per la 23ª edizione del Premio Nazionale Poesia Raffaele Viviani, organizzato dall'Associazione 50 e più, che ha visto la partecipazione di poeti provenienti da tutta la Campania. L'evento, svoltosi il 25 settembre a Napoli, ha celebrato l'eccellenza della poesia italiana, confermando ancora una volta l'importante ruolo di 50 e più nella promozione culturale. La serata è stata aperta con i saluti ai presidenti provinciali Giulio Rocco Castiello di Salerno, Maria Pia Ciannarella di Caserta, Carmelo Noiello di Avellino e Teresa Mastrantuono di Benevento. Nel corso della premiazione, grandi emozioni. Nella sezione di poesia in lingua italiana, Salvatore Esposito ha vinto con L'Atomie del Cuore, seguito da Emilia Mastrangelo e Giovanni Damiano. Nella sezione di poesia in lingua napoletana, il primo premio è andato a Carmine Barone con O Tiempo. Infine, nella sezione a tema, il primo classificato è stato Massimo Luogo con la poesia Al mio amore speranza che resiste. Un evento arricchito da performance musicali e teatrali che ha saputo incantare il pubblico, chiudendosi con la consegna degli attestati, foto di rito e applausi. Visibilmente emozionati i vincitori che hanno parlato così della loro esperienza. Speravo di vincere con questa poesia e ringrazio ancora tutti quanti che mi hanno votato. Trovo questa manifestazione molto significativa, soprattutto per il ricordo di un poeta napoletano famoso che è Viviani. A me gli alberi centenari, millenari, eccetera, mi affascinano perché in effetti raccontano la storia mia e la storia della precedente che io non conosco. Ringrazio il presidente della giuria, Luciano Galassi, e il presidente della 50 e più, Maurizio Merolla. Ringrazio la giuria e tutta l'organizzazione che, devo dire la verità, ha quella competenza per svolgere questi premi di poesia che a volte non sempre si trova. Raffaele Viviani è stato un poeta che, per quanto dirompente, per quanto fortemente anche, diciamo pure polemico in quello che era il tessuto sociale del momento, nella sua poesia c'era solo speranza. Io da bambino stavo così, guardavo gli scugnizzi, ma i genitori non ci volevano fare andare a giocare per strada con gli scugnizzi, e così io li guardavo e ho passato la mia infanzia così. Aspri, come si dice in napoletano, di giocare con loro. Ai nostri microfoni il presidente della 50 e più di Napoli, Maurizio Merolla. Oggi il concorso bandisce tre sezioni, lingua italiana, lingua napoletana e a tema, quest'anno è stato la speranza. Aver messo insieme questo contenitore che è finalizzato innanzitutto a rinvigorire la voglia degli autori, dei nostri soci, ma di tutta una comunità, voluto dall'Unione Regionale della Campania, della 50 e più, a cui accedono tutti i presidenti provinciali con la loro squadra di autori, poeti, ma che è rivolto però liberamente e gratuitamente a tutti coloro che amano scrivere. Per scoprire da vicino il significato di questa edizione e le prospettive future del premio, ai nostri microfoni il presidente della giuria, professor Luciano Galassi. Devo dire che anno per anno noi abbiamo sempre un rinnovato entusiasmo ed è lo stesso entusiasmo che noi riscontriamo nei partecipanti. Partecipano come dire, con piacere, si cimentano, si nota che hanno voglia di mettersi in mostra ed è veramente un bel campionario di inventiva, di estro poetico, ovviamente a tutti i livelli, sono principalmente dei dilettanti, ma sono quelli ai quali noi vogliamo qui lasciare sempre più spazio. Presente all'evento anche il dottor Luciano Schifone, consigliere del Ministro della Cultura. Azione emerita dell'Associazione 50 e più che anche in questo caso si manifesta come un'iniziativa di alto livello culturale, naturalmente non potevamo non essere presenti. Noi, il nostro mondo, la nostra lingua è l'unica che ha un teatro napoletano, una lingua napoletana, una poesia napoletana e quindi è giusto che sia promossa nel nome anche di Raffaele Viviani che ha detto molto e ha ancora molto da dire.